Ma diglielo dove siamo. Non lo so dove siamo. Siamo sull'autostrada, stiamo andando a Teramo. Di pomeriggio abbiamo un incontro di pomeriggio con Luigi De Magistris e Carlo Volpi, un altro stasera. Stamattina siamo stati a Roma. E adesso stiamo andando a questo incontro e ci siamo fermati a mangiucchiare qualcosa. Ovviamente all'autogrill. Il candidato Alfano, che è mamma soprattutto, ha comprato la colomba delle Wings alla piccola Aurora. E la cassiera cantava la canzoncina, ovviamente ho dovuto finire il jingle, dovevo dimostrare che sapevo e conoscevo. Che fa parte della loggia delle Wings. Due di loro. Perché la canzoncina è Wings, la tua mano nella mia, poi se tu lo sai, uno di noi, è così, oh raga, chi c'ha figli lo sa. Pazienza. E tu chi sei? Aisha? Flora? Musa? Tecna? Bloom? Non c'è la stella. Stella? Io sono Stella. No, io Aisha. C'è poco da ridere. Facciamo vedere il posto? Sì, sì, fa vedere. Questo è bello. Questo è il camion. Ho mangiato io, aspetta la carta, mi sono mangiato. Magari se eviti pure di parlare con la bocca piena e gli fai capire. O fa schifo sto coso. Questo c'è. Io volevo l'Apollo, però ho visto come lo stava facendo. Si chiama bagel questo panino, non lo pigliate perché... Perché me lo stava facendo? C'erano le cotolette di pollo dentro un sacchetto. Riuscivo a le mettere nel panino. In serie. Ma è buono. Io lo mangio volentieri. Vabbè, tu sei una cloaca, tu ti mangi di tutto. Ma io non sono fatto più magro. Abuso, che cos'è? Robiola, Praga e rucola. E lo strutto dov'è? Quale strutto? Lo strutto serve per friggere. E il burro? Quale burro? Robiola, il formaggio. E la mezza dov'è? Cioè io non sto male se mangio questo. Non c'è la mezza, a Palermo la mezza, qua non c'è la mezza. Il musso? Carcagnola. Sempre a Palermo. Uno di noi. Wings. Basta, l'ho finito. Sto filando un secondo. Sto staccato. Quello che attacchiamo in macchina. Questa figura di merda posso spegnere? Si chiama, lui è Gambri comunque, eh? Piacere. Ecco, sappiate tutti le persone che mi collaborano e che mi aiutano. Mi ha trovato in via Pindamonte 11 a Palermo. Tieni. Per chi non è palermitano, quando glielo spieghi che cosa c'è in via Pindamonte 11? Spiegaglielo tu. Però non lo so se è 11. Vabbè, comunque in via Pindamonte c'è una clinica, una casa di cura per i pazzi. E a Palermo quando uno vuol dire che ha qualcun altro che è pazzo, gli dice abiti in via Pindamonte, è un modo di dire. Nel suo caso è perfetto.
Hai ancora fame? No, c'è cazzo di cracker, aspetta. Ti mangi i cracker se ce ne dobbiamo andare a tavola. Sì, ho capito. Di noi la vinceremo questa battaglia con gente così. Mi viene in mente salutare Vale Piccola, alla grande, tutti quei disgraziatoni dello staff che dovrebbero essere in segreteria ad aiutarci, dovrebbero, le nostre famiglie, i miei figli. Ce l'andiamo che è tardi. Amore, dai, aspetta, vado a buttare, devi buttare qualcosa. No, te stesso no, ancora serve. Al prossimo giro tieni. Gambri, non è che ti ho detto che devi fare pulizia? Ah, sono tutto secondo! No! Ma sono poi tocchio, wow!